Ok, buonasera a tutti, anzi buongiorno a tutti quanti i partecipanti. Io Buongiorno anche da parte mia. sono Concetta Prigliano, come la collega Daniela Maranta, siamo del gruppo tecnico di Torino Rete Libri. Inizia la collega Daniela con l'introduzione al nostro piccolo workshop. Perfetto. Allora. Chiedo conferma alla collega della visualizzazione corretta della presentazione che abbiamo preparato. Benissimo. Allora, ancora buonasera a tutti. Come appunto la collega introduceva, siamo entrambe collaboratrici del gruppo tecnico di Torino Rete Libri, coordinatrici appunto delle attività che si occupano per quello che mi riguarda delle scuole secondarie di primo grado, invece per quello che riguarda la collega Prigliano, delle scuole secondarie appunto di secondo grado della rete di Torino Rete Libri. Allora, vi aspettiamo questo pomeriggio proprio per parlare di rete e allora entrerei immediatamente nel vivo di quello che ci aspetta, ovvero progetti di promozione della lettura, in particolar modo per quello che riguarda la mia parte della presentazione, e tutto si incentra proprio su questo: che cosa significa fare rete? Cercheremo di capirlo insieme e cercheremo di parlare proprio di fare rete da tanti punti di vista, perché fare rete effettivamente può significare tante cose. In primo luogo, creare dei progetti condivisi di promozione della lettura, per l'appunto, privilegiando delle caratteristiche che per la rete sono fondamentali, ovvero la verticalità tra i diversi ordini di scuola che appunto sono in Torino Rete Libri Piemonte, ma anche la trasversalità tra le diverse discipline, come potremo vedere più avanti, e poi ovviamente i rapporti e quindi la collaborazione con le diverse realtà culturali del territorio. Stiamo già parlando di Torino Rete Libri Piemonte, e allora è evidente che è importante proprio chiarire per chi ancora non ci conoscesse che cos'è Torino Rete Libri Piemonte. Allora, noi siamo una rete di biblioteche scolastiche, nata ormai nel lontano 2004, al principio coinvolgevamo delle scuole che erano soprattutto della città di Torino, dell'area metropolitana, ma sono passati tanti anni e negli anni evidentemente la rete si è molto ampliata, arrivando a coinvolgere, come potete vedere, più di 50 scuole. E come potete apprezzare, anche scuole di diverso ordine e grado. Fare rete per noi significa quindi in primo luogo essere questo, un insieme di scuole collegate in una rete. Significa condividere un OPAC, che vuol dire evidentemente una condivisione proprio di risorse, quindi di libri e non solo, cartacei ma non solo, quindi anche digitali. E proprio nel parlare del digitale è fondamentale per noi sottolineare anche la collaborazione con Media Library Online, che ci fornisce la possibilità di accedere ad un catalogo di risorse digitali, nella sezione ricchissima poi curata proprio per il mondo della scuola, che è appunto MLOL Scuola, e che è stato per noi di fondamentale importanza durante i difficilissimi mesi, oserei dire per tutti, dello scorso lockdown. La possibilità quindi di attingere a queste risorse ci ha permesso di sostenere il valore della lettura nei nostri giovanissimi allievi anche nei difficili mesi che abbiamo vissuto. Ma partendo proprio da questo anno trascorso con tutte le sue difficoltà, fare rete per noi ha significato mantenere comunque vive quelli che erano un po' i principi intorno a cui da sempre noi diciamo lavoriamo, no? E condividiamo. E allora abbiamo mantenuto quelli che sono i nostri storici progetti. Abbiamo deciso qui per motivi proprio di esemplificazione di mantenere il riferimento al torneo di debate che è finalizzato agli allievi delle scuole secondarie di secondo grado, l'obiettivo, con lo scopo di valorizzare in loro una serie di, potremmo dire, di risorse trasversali, di capacità trasversali, di competenze, che sono per esempio quello di argomentare, quello di analizzare, proprio perché si parte da un argomento affrontato rispetto al quale vengono, diciamo, esposte delle tesi, che evidentemente quindi prevedono un confronto tra gli interlocutori. L'altro aspetto che invece abbiamo voluto evidenziare è questo concorso, anch'esso storico per quello che riguarda la rete, che è per l'appunto Libera la creatività, presenta un buon libro, un concorso che vuole invece stimolare negli allievi e anche quelli più piccoli lo spirito proprio di iniziativa creativa, di virtù creativa, cioè prendere un libro e condividerlo e presentarlo ai propri compagni attraverso la creazione, potremmo dire, di un'opera d'arte alternativa, quindi potrebbe essere un disegno, potrebbe essere un video, potrebbe essere un book trailer, no? Potrebbero essere quindi anche una serie di prodotti assolutamente innovativi, appunto nei linguaggi digitali.
Fare rete per noi però significa anche altro, cioè significa provare a stimolare nei ragazzi la voglia di entrare, diciamo così, in relazione tra di loro, mettendo in comune quella che potrebbe essere una passione letteraria condivisa. Il progetto che abbiamo qui evidenziato, che per l'appunto rientra in Torino Rete Libri Premute, è il progetto Read Twinning. Si tratta proprio di coniugare il più possibile le attività scolastiche, quindi le capacità scolastiche, no? Dei nostri ragazzi, anche le relazioni che loro creano in quel contesto con l'uso delle tecnologie digitali. Tutto questo provando proprio a creare una sinergia che riesce evidentemente ad andare ben oltre quelli che sono i confini fisici, non solo della classe, ma potrebbe anche essere appunto superare i confini fisici della propria scuola, della propria città e perché no, mettere in relazione anche ragazzi che appartengono a paesi diversi. Ho deciso lì di lasciare un po' la nota, no, di quelle che sono anche gli strumenti che attualmente Read Twinning mette a disposizione di coloro che tra di noi fossero interessati ad approfondire questa modalità di lavoro. Evidentemente è possibile poi visitare il sito e quindi approfondire il tutto, però come potete vedere, proprio partendo dalle linee guida e poi attraversando evidentemente la possibilità di studiare, diciamo, una piattaforma aperta di strumenti, no, che vengono messi a disposizione degli studenti, passando anche attraverso una pianificazione di lezioni vere e proprie, finalizzate invece agli adulti che vogliano sperimentare evidentemente questa nuova modalità, potremmo dire, di social reading, ecco, ognuno di noi è invitato a curiosare, a sbirciare, a sperimentare e perché no, prendendo anche spunto da quelli, ripeto, che sono i momenti un po' complicati che stiamo vivendo, provare a mettere invece in campo delle modalità che poi potrebbero accompagnarci anche nella nostra didattica, diciamo così, regolare. Fare rete per noi significa anche andare un po' oltre, nel senso provare ad abbracciare, come di fatto Torino Rete Libri ormai fa da alcuni anni, dei progetti europei. Abbiamo scelto qui di evidenziare ReadOn, che in effetti è un progetto molto ampio che prevede una serie di attività che vengono lì evidenziate, e quindi anche in questo caso vi invito evidentemente a consultare il sito e a guardarle, no? Guardare le singole attività per vedere quale possa eventualmente essere un po' più consono ai vostri studenti. Metterei in evidenza subito la prima, che è un po' sottintesa a tutte, che è invece Read More, probabilmente anche da un certo punto di vista la più semplice, che ci chiede semplicemente voglia di leggere e di far leggere ai nostri studenti. Un buon libro, 20 minuti al giorno, la voglia di sceglierlo, quindi la voglia di trovare quello che ci piace, e parlo proprio dicendo trovare quello che ci piace, perché in realtà Read More vuole coinvolgere anche noi adulti, noi insegnanti, che siamo invitati a fare altrettanto, 20 minuti al giorno, apparentemente sospendere la normale attività scolastica per dedicarci al puro gusto della lettura. È fondamentale, questo ci tengo proprio a sottolinearlo, che i ragazzi percepiscano che quelli sono i loro 20 minuti al giorno. Non dobbiamo essere noi a suggerire il libro. Possiamo sì, certo, dare dei consigli, ma il libro non deve essere, diciamo, dato da noi come fosse un compito didattico, non devono essere chieste delle attività correlate come appunto fosse un'attività scolastica, perché lo scopo è che i ragazzi veramente sentano il gusto della lettura. Tutte le altre attività che ho lasciato lì enunciate ci permettono di cogliere, no, in qualche modo le possibilità che ci vengono date da questa piattaforma, appunto riferite a questo progetto, possibilità che collegano proprio volendo i nostri studenti, anche i più giovani, con degli scrittori a cui loro possono essere in qualche modo affezionati, sia per poter chattare con loro liberamente, quindi conoscerli meglio, sia alla fine addirittura poter condividere la scrittura di un testo, quindi una sorta di scrittura a più mani. Andando oltre, diciamo, un discorso finora affrontato che ha voluto mettere in evidenza la promozione della lettura attraverso la verticalità, perché come avete visto si è parlato di progetti che possono riguardare veramente diversi ordini di scuola e ripeto, la verticalità all'interno di una rete è fondamentale. La trasversalità, perché un progetto europeo come ReadOn dovrebbe coinvolgere il più possibile tutti i colleghi di un consiglio di classe, indipendentemente dalla materia insegnata. Abbiamo voluto qua invece mettere in evidenza, ce ne sarebbero tanti, di esempi, ma abbiamo scelto un paio di esempi che vogliono mettere in evidenza invece l'importanza dei rapporti con il territorio. Ecco, una pagina di questo tipo richiama l'attenzione su un progetto grandissimo, molto importante, Libriamoci, appunto, giornate di lettura nelle scuole. Ho riportato, diciamo, l'immagine proprio dell'estensione del progetto su scala nazionale per poter apprezzare quanto questo progetto possa essere condiviso indipendentemente dalla regione nella quale noi viviamo. Quest'anno abbiamo
abbiamo deciso proprio di abbracciare il tema Contagiati dalla gentilezza, ci veniva proposto all'interno delle numerose bibliografie di Libriamoci, abbiamo deciso proprio di valorizzare la preziosissima collaborazione con le biblioteche civiche. E allora che cosa è successo? È successa una incredibile maratona di letture in una settimana particolare del mese di novembre, dove in realtà tutto è stato fatto a distanza, ma i ragazzi sono riusciti veramente a farsi coinvolgere dai volti e dalle voci di queste bibliotecarie delle biblioteche civiche torinesi, che hanno letto, ma non solo, hanno guidato la meditazione, la riflessione, il dibattito intorno a testi precedentemente scelti che appunto vertessero intorno alle tematiche che in qualche modo ci invitano a riflettere sull'importanza della gentilezza, e quindi gentilezza, inclusione, rispetto dell'altro e legalità. E legalità è una parola chiave per noi, e infatti noi facciamo rete anche cercando di promuovere insieme alle biblioteche civiche torinesi BIL, Biblioteca della Legalità, un insieme di testi, una bibliografia ricca, sempre aggiornata, che vengono messe appunto a disposizione. Ma avevo parlato di un paio di esempi, infatti questo è l'altro. In questo caso si tratta di una collaborazione anch'essa molto ricca e interessante, che appunto sta vedendo i nostri ragazzi della rete, in particolare una scuola secondaria di primo grado e una scuola secondaria di secondo grado, quindi veramente in verticalità all'interno della rete, che stanno collaborando con questo progetto, con il direttore artistico, il dottor Guido Castiglia, con un obiettivo, quello di rimeditare, ripensare, ricostruire un po' dei frammenti di un tempo sospeso. Evidente richiamo a quello che è stato, alla sofferenza che evidentemente i nostri ragazzi hanno vissuto nel passato lockdown, ma stiamo provando a ripensarlo in chiave positiva. E allora la sperimentazione di una scrittura drammaturgica per provare ad attraversare le emozioni di questo tempo sospeso. I ragazzi si stanno facendo trasportare evidentemente da questi consigli, stanno rispondendo a questi stimoli di scrittura e quasi senza rendersene conto stanno rielaborando un po' delle emozioni, dei sentimenti, ma ripeto, in chiave assolutamente artistica, creativa, direi positiva. Essendo un progetto che non è solo torinese e addirittura non è solo piemontese, si può anche immaginare in prospettiva un fare la rete oltre la rete, mi verrebbe da dire, cioè un andare veramente oltre i confini regionali e provare appunto a pensare ad una condivisione finale tra tutti i partecipanti del progetto. In conclusione vorrei dire che anche noi come Torino Rete Libri abbiamo creato un nostro momento appunto di riflessione su questo frammento di tempo sospeso. Abbiamo creato un progetto editoriale, lo Zibaldone del tempo sospeso, con cui durante i mesi difficili del lockdown abbiamo invitato i nostri giovani e giovanissimi studenti a raccogliere testi in prosa e in poesia, ma anche immagini, disegni, fotografie, per raccontare le emozioni di quei momenti così difficili. In conclusione, ma non per importanza, anche noi docenti facciamo rete, nel senso che ogni volta che decidiamo, ogni volta che possiamo condividere qualche cosa che ci lega, quindi la nostra formazione, pensando ai nostri ragazzi, facciamo rete. E facciamo rete, per esempio, abbiamo fatto rete in un progetto come quello che abbiamo qui citato, Tra Carta e Digitale, in cui ci siamo dedicati ad un percorso di formazione che volesse darci degli strumenti in più per provare a promuovere la lettura. Ci siamo ritrovati docenti, bibliotecari, ma anche educatori, quindi personalità e professionisti che diversamente operano nel mondo della scuola, tutti insieme a immaginare e riprogettare delle nuove soluzioni da portare poi reciprocamente nei nostri ambiti professionali. Con questo concludo, ringrazio, lascio la parola alla collega Prigliano. E l'audio. L'audio, ok. Perfetto. Parte dell'abitudine. Dunque, dicevo che, come anticipava la collega, intanto buongiorno di nuovo, mi dedico soprattutto, essendo insegnante di scuola secondaria di secondo grado, alle attività dedicate alla PCTO, anzi ai PCTO, che sono i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Un po' tutti noi della scuola ne abbiamo ormai sentito parlare, sono sostanzialmente dei progetti che hanno preso il posto di quella che era la vecchia alternanza scuola-lavoro, sono estremamente importanti perché sono parte integrante del curriculum delle scuole secondarie di secondo grado, quindi sono un tipo di progetti da cui non si può prescindere, sono parte integrante proprio del percorso scolastico.
per le scuole, gli istituti professionali, gli istituti tecnici, questi percorsi sono qualcosa di ormai già sperimentato. Non è difficile organizzarli, non è difficile strutturarli, perché anche gli agganci sul territorio sono ormai consolidati da tempo. Invece, la criticità principale dei PCTO è che per alcuni ordini di scuola, in particolare per alcuni indirizzi, mi riferisco soprattutto ai licei che non avevano questa tradizione alle spalle, quando è cambiata la normativa con l'ultima riforma e quindi è stato previsto un monte ore obbligatorio di percorsi di questo tipo anche per loro, si è creata la difficoltà di trovare delle idee, dei progetti adeguati. In questo la rete diventa veramente un punto di forza e quindi abbiamo voluto dedicare anche una parte di questa presentazione proprio ai PCTO. E adesso vi vado a illustrare un paio di progetti particolari. Allora, quelli che abbiamo scelto sono un progetto ormai consolidato da molto tempo, ovvero la collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino e Portici di Carta, che sono sostanzialmente un unico progetto, anche se si dipana in due momenti dell'anno differenti, e poi una collaborazione nuovissima che ha portato all'elaborazione, che è in corso in questo momento, di un percorso PCTO recentissimo, quindi addirittura ancora in fase di progettazione che verrà sperimentato nell'anno prossimo. Inizierei appunto dal Salone del Libro di Torino, che è un evento che non ha bisogno di presentazioni, questa fiera internazionale che ci vede insomma collaborare appunto con l'organizzazione, in particolare con la sezione che si occupa degli eventi didattici, quindi gli eventi dedicati alla scuola. E come evento collaterale, perché un percorso, un progetto PCTO può avere anche degli eventi collaterali collegati, c'è proprio Portici di Carta. Per quanto riguarda il Salone del Libro, dati proprio numerici del progetto, dati tecnici, allora ovviamente i destinatari, trattandosi di un percorso PCTO, sono allievi del triennio conclusivo delle scuole secondarie di secondo grado di Torino e provincia, afferenti alla rete appunto di Torino Rete Libro Piemonte, naturalmente su base volontaria. Oltre agli studenti che vengono appunto selezionati, sono coinvolti anche i docenti, possono essere referenti delle biblioteche o anche tutor o anche referenti per l'alternanza scuola-lavoro, ovvero PCTO. Come numeri, nell'anno scolastico 2018-2019, durante il quale abbiamo potuto ancora partecipare in presenza al Salone del Libro, gli studenti coinvolti sono stati circa 300 e 25 loro insegnanti. Per quanto riguarda l'anno scolastico passato, durante il quale è poi naufragato purtroppo il Salone del Libro in presenza, è stato sostituito da Salto Extra, ma ovviamente in forma differente, gli studenti coinvolti erano comunque 220 e circa 25 insegnanti. Questi studenti avevano già iniziato il percorso di formazione che prevediamo comunque in qualche maniera di far concludere per una completezza della loro preparazione. Poi, sempre in relazione al Salone del Libro, quali sono le tempistiche in tempi normali, possiamo dire? Di solito si parte già da ottobre-novembre, quindi è un percorso che prende tutto l'anno scolastico. Tra ottobre-novembre si inizia a fare una selezione degli allievi da coinvolgere. Quindi le scuole interessate iniziano a verificare internamente quanti allievi possono coinvolgere, ovviamente c'è un tetto massimo, c'è una distribuzione delle possibilità tra le varie scuole. La selezione avviene internamente all'istituto, quindi ogni scuola valuta in modo proprio in base a quali fattori scegliere i ragazzi. Può essere in base alla necessità di fornire appunto un monte ore di alternanza scuola-lavoro, ovvero di PCTO, a me viene ancora spesso da chiamarla con la vecchia definizione, oppure in base alle attitudini dei ragazzi. Tra novembre e dicembre di solito c'è una prima fase di formazione più generale. Tra febbraio e aprile, quindi dopo l'interruzione natalizia e la fine del primo quadrimestre, c'è una fase di formazione più specifica, un po' più intensiva. A maggio c'è l'assegnazione degli incarichi, quindi il Salone del Libro, che ormai è definito un po' nella sua forma, ci fa sapere quali sono eventualmente i fabbisogni interni, perché i ragazzi, andando a fare un vero e proprio tirocinio, sostanzialmente sono coinvolti proprio nel lavoro del salone. Gli incarichi possono essere più diversi. Facendo riferimento all'ultima edizione, abbiamo avuto alcuni ragazzi che erano dedicati alla reception,
del Bookstock Village, quindi si occupavano dell'accoglienza delle classi, delle famiglie, delle prenotazioni dei vari laboratori, della distribuzione appunto anche delle varie stanze, insomma, dedicate, quindi proprio a livello organizzativo. Altri ragazzi erano invece dedicati proprio ai laboratori, quindi collaboravano con coloro che i laboratori li tenevano. Altri ragazzi invece hanno dato una mano nell'accoglienza nelle sale dedicate alle grandi conferenze, quindi indirettamente hanno potuto anche assistere agli incontri con questi grandi nomi che erano coinvolti. Quindi l'aspetto molto, molto bello, molto affascinante che loro hanno apprezzato è stato il fatto che mentre il pubblico doveva fare una lunga coda e non sempre riusciva magari ad andare a sentire Alberto Angela, nell'ultima edizione, oppure c'è stata Samantha Cristoforetti, loro avevano in qualche maniera un posto in prima fila pur lavorando. E quindi questo è stato uno degli aspetti più divertenti. Ma poi hanno anche lavorato a fianco degli espositori, quindi a diretto contatto col pubblico, scoprendo talvolta che quell'incarico che magari non sembrava così affascinante era estremamente coinvolgente. Si sono anche create delle belle situazioni, dei legami, delle relazioni, e questo è importante perché i ragazzi capiscono anche che poi per un futuro nel mondo del lavoro le relazioni sono fondamentali. Un momento chiave è anche il giorno prima dell'apertura, perché andiamo a fare il sopralluogo, quindi vediamo il Salone del Libro ancora senza make-up, appena appena sembra incredibile che poi la mattina dopo sia tutto pronto, perché ci sono ancora i lavori in corso, e facciamo il corso obbligatorio sulla sicurezza. Per quanto riguarda un po' più nello specifico come formazione, io faccio riferimento soprattutto all'ultimo evento, ma anche in precedente è stato così. Ovviamente i ragazzi vengono formati sulla filiera del libro per capire che cosa vanno poi a vedere, in che cosa vengono coinvolti. In una prima fase sono incontri formativi più generali, quindi ad esempio come nasce un libro, come si passa dall'idea alla realizzazione dell'oggetto libro. Nella seconda fase si vanno a fare dei seminari più specifici, che spesso sono anche lasciati un po' alla scelta degli studenti. Ecco, questo è anche importante, prima non l'ho detto, anche nella distribuzione degli incarichi i ragazzi possono dire la loro, quindi hanno la possibilità comunque di manifestare una loro preferenza. Tutta questa formazione, naturalmente, oltre che essere ovviamente dovuta al Salone del Libro, sono loro che ce la organizzano e ce la offrono, prevede anche dei collaboratori di eccezione, che sono la Fondazione del Circolo dei Lettori e la Scuola Holden. Ci hanno messo a disposizione, soprattutto nell'ultima edizione, ma anche in precedenza, sia gli ambienti fisici dove fare gli incontri, ma anche i relatori, i formatori che si sono appunto interfacciati, sono prestati a lavorare con i ragazzi. Per quanto riguarda eventuali criticità che sono emerse, possibili soluzioni in questo tipo di progetto, e soprattutto l'affidabilità degli allievi coinvolti, è un progetto che copre tutto un anno scolastico e i ragazzi devono dare una disponibilità sulla lunga scadenza. Quindi i rischi sono che possano scoraggiarsi in corso d'opera, perdere voglia, oppure sentirsi inadeguati, o possiamo noi rilevare che magari non sono adatti ad un contesto di relazione col pubblico. E poi ci possono essere gli imprevisti dell'ultimo minuto, un'assenza che non è dovuta alla volontà del ragazzo e che quindi è inevitabile. Come si può andare oltre? Quali possono essere le soluzioni che ci sono? Soprattutto essere molto chiari nel definire il tipo di impegno. I ragazzi devono essere consapevoli che è un impegno lavorativo vero e proprio, quindi fanno una vera esperienza e vivono un'esperienza anche unica nel suo genere. I referenti delle singole scuole devono appunto interfacciarsi in maniera chiara con i ragazzi, ma anche il gruppo della rete deve comunque essere sempre disponibile a collaborare e a seguire appunto tutti gli altri colleghi nella selezione dei ragazzi, in particolare anche il gruppo organizzativo. E bisogna sempre prevedere delle riserve che hanno un ruolo un po' scomodo, perché è possibile che non vengano coinvolti, ma che comunque possono vivere l'esperienza quantomeno della formazione e essere comunque parte integrante del progetto. Secondo momento del Salone del Libro è quello di portici di carta. Di solito se il salone è a maggio, portici è ad ottobre, anche se quest'anno vedremo i momenti invertiti a causa della pandemia. Portici di solito coinvolge un numero un po' più limitato di studenti, sono più o meno 60 e una decina di scuole coinvolte, sempre facendo riferimento alle ultime due edizioni. Che attività svolgono i ragazzi in questa grande libreria a cielo aperto che viene allestita sotto i portici storici di Torino? Sia accoglienza
per gli eventi collaterali che vengono allestiti, conferenze, incontri, talvolta anche concerti, e quindi aiutano appunto nell'organizzazione dell'accoglienza. Anche la parte di passeggiate letterarie, quindi quando ci sono queste passeggiate guidate, di solito è un weekend, Portici di Carta, le passeggiate sono la domenica mattina, i ragazzi hanno il compito di leggere dei brani poetici o narrativi che facciano da contorno a questa passeggiata storica. Passo quindi rapidamente invece alla partnership con Fondazione Paideia. Allora, questa Fondazione Paideia è una fondazione importantissima che opera ormai da moltissimi anni a 360 gradi, soprattutto per quanto riguarda l'infanzia e l'adolescenza. La loro mission è duplice. Da un lato si occupano di disabilità e famiglia, quindi di sostegno alle famiglie appunto nelle casistiche di questo genere. Dall'altro lato, di prevenzione e tutela sempre dell'adolescenza e dell'infanzia. Naturalmente nella nostra sitografia avete poi il link al loro sito, che vi invitiamo ad andare a guardare, perché è estremamente bello e interessante. Come nasce questa partnership? Nasce da un progetto legato alla lettura, quindi se possiamo andare avanti. Ok, nell'anno 2020-2021 è stata avviata una partnership con il progetto Un Libro per Tutti. Un Libro per Tutti prevede la creazione come rete nelle nostre scuole, nelle biblioteche delle nostre scuole, di uno scaffale con libri in CAA, quindi in comunicazione aumentativa e alternativa. Da questa idea, che prevede anche una formazione eventualmente per gli insegnanti, che può essere fatta sul sito caariconnessioni.it, una formazione gratuita, è nata anche l'idea di provare a proporre una sperimentazione PCTO per i ragazzi. Si sta elaborando questo progetto, in fase di elaborazione in questo momento. L'idea è quella di sottoporlo ad una classe quarta di indirizzo professionale dei servizi sanitari e sociali. Il team di lavoro, oltre agli esperti di Paideia, prevede i docenti della classe e i referenti dell'indirizzo dei servizi sanitari e sociali. Nel corso di questo progetto sono previste due fasi di formazione. Allora, l'idea di fondo è l'introduzione alla CAA. Nella prima fase si pensa di proporre ai ragazzi il medesimo percorso di 8 ore che possono svolgere o autonomamente, oppure, questo è da eventualmente valutare, in orario curricolare insieme ad insegnanti di materia di indirizzo. Questo percorso è un percorso d'approccio. Nella seconda fase, quella di formazione vera e propria più intensiva, per 16 ore saranno affiancati da esperti che spiegheranno loro le nozioni base della CAA, anche da un punto di vista, insomma, più professionalizzante. Tutto questo verrà svolto nell'istituto scolastico di appartenenza, che sarà la sede principe della formazione, vi chiedo scusa, ma non è da escludersi che si possa poi, in un secondo momento, prevedere anche dei momenti un po' più attivi, o comunque di osservazione attiva, presso le sedi della Paideia, ad esempio con delle sedute di lettura condivisa. Criticità in questo caso ancora non ne abbiamo rilevate, e quindi ovviamente non possiamo neanche prevedere soluzioni. Allora, come dicevamo poc'anzi, sia la collega che io vi abbiamo lasciato una sitografia di riferimento, abbiamo cercato di evidenziare tutti quelli che sono i siti che comunque abbiamo citato, speriamo evidentemente di non averne dimenticato nessuno, potete comunque, anzi vi invitiamo proprio a visitarli, perché all'interno di ciascuno di essi c'è un mondo da scoprire, sicuramente c'è molto di più di quello che abbiamo potuto raccontarvi in questi pochi minuti, e poi soprattutto ognuno di voi, come dicevo anche all'inizio, può evidentemente calare quello che ritrova di interessante nella propria specifica realtà, e ogni realtà è diversa, e quindi fare rete significa anche mettere a disposizione degli altri le proprie specificità. Ma adesso pensavamo di fare con voi un esperimento, nel senso che questo è fare rete, se questo è come noi di Torino Rete Libri Piemonte intendiamo fare rete, non è detto che sia soltanto questo, non è detto che debba essere quello
quello che abbiamo detto, come dire, siano le uniche strade percorribili, anzi abbiamo proprio voglia, desiderio anche noi di sperimentare delle cose nuove e quindi in qualche modo di provare ad immaginare insieme a voi dei percorsi alternativi. Allora la sfida di questo pomeriggio, ed eccola qui. Allora, abbiamo immaginato di lavorare insieme a nuove ipotesi di progetto, abbiamo immaginato di diventare, abbiamo pochi minuti, è evidente, quindi è chiaramente una sperimentazione sintetica, è chiaramente l'inizio di uno spunto di riflessioni che siamo sicure comunque porterete avanti autonomamente, magari anche all'interno dei vostri team di lavoro, per cui non va inteso come qualcosa di esaustivo, no? Qualche cosa che debba concludersi qui assolutamente, però è sicuramente questa un'occasione per provare a cominciare a pensarci. Siamo anche altrettanto sicure che molti di voi, anzi secondo me tutti, hanno già evidentemente dimestichezza nella stesura di progetti di promozione della lettura o simili, però probabilmente dopo qualche cosa che abbiamo ascoltato insieme questo pomeriggio potrebbero venirci in mente delle cose diverse oppure dei modi diversi di proporre le cose di cui noi abbiamo parlato. E allora c'è un link a cui adesso faremo tutti riferimento, che ho incollato lì sotto, riporta proprio ad un Padlet, quindi un prodotto che viene costruito in opera, quindi tutti i partecipanti possono evidentemente potervi accedere. Vi dico subito che è necessario inserire una password per poter scrivere, la password è proprio TRL Piemonte, tutto maiuscolo, così come l'ho dettato, quindi lettera T, lettera R, lettera L, Piemonte, tutto maiuscolo. Mentre all'interno di questo intanto ho copiato e incollato il link anche nella chat integrata nel sito e anche la password, quindi fateci sapere se riuscite ad accedere o se avete delle difficoltà. Allora, intanto che i colleghi appunto cominciano a sperimentare la possibilità di accedere al Padlet, quindi la collega Prigliano ha anche inserito la password, che ripeto ancora una volta, TRL Piemonte, scusate, TRL Piemonte tutto maiuscolo, che cosa siamo invitati a fare? Allora, sostanzialmente voi vi troverete davanti delle colonne, ciascuno in qualche modo ha un'etichetta di apertura che fa riferimento ad una tipologia di progetti. Abbiamo cercato di sintetizzare un po' quelli che sono i mega contenitori che abbiamo enunciato questo pomeriggio. È evidente che voi ritroverete delle cose dette, se si parla di inclusività, di rispetto dell'altro, la mente andrà sicuramente a Paideia, l'ultima cosa che abbiamo sentito con la collega Prigliano. Se si parla di legalità, immagino che la mente vada invece a Libriamoci e alla bellissima collaborazione con le biblioteche civiche, con Bill, Biblioteca della Legalità. Progetti PCTO e quindi evidentemente il mondo del Salone del Libro, il mondo di Paideia, ma mi verrebbe da dire molto altro ancora. Social Reading vuol dire giustamente la piattaforma Read Twinning e altro ancora, c'è anche la possibilità di aggiungere delle cose evidentemente che noi non abbiamo pensato. Che cosa vi invitiamo a fare? Vi invitiamo a sperimentare, come dicevo, provando a rispettare questi punti che abbiamo qui evidenziato, che fondamentalmente tutti insieme costituiscono un progetto abbastanza completo, non obbligandoci evidentemente a inserire da subito tutto, proviamo però a pensare un progetto da queste diverse prospettive. Stendere un progetto vuol dire soprattutto pensare a chi è destinato, quindi all'ordine e grado di scuola. Bisogna pensare se c'è un partner del progetto ed eventualmente che tipo di partner è, e questo dipende chiaramente dal tipo di progetto. I tempi e modi di svolgimento: può essere un progetto legato ad un breve periodo dell'anno, qualche settimana, qualche ora addirittura, ma potrebbe estendersi. Punti di forza, punti di debolezza, possibile superamento, laddove sia possibile già prevedere, evidentemente è meglio provare a farlo. Valutazione e monitoraggio: non possiamo pensare di non monitorare l'andamento di un progetto e quindi di trarne una sua valutazione. E infine, se ci sono delle iniziative, degli eventi collaterali che danno forza al nostro progetto. Ci sono dei momenti topici, mi verrebbe da dire, del mondo della lettura e della promozione, la giornata del libro e del diritto d'autore il 23 di aprile, oppure la settimana appunto Libriamoci a novembre, ma ci sono tante tante altre occasioni. Allora, ognuno di noi potrebbe pensare a quale potrebbe essere un evento, un'iniziativa collaterale che dia forza, che dia risalto al nostro progetto. Allora, detto questo, io auguro a tutti buon lavoro, anche io mi sposto per vedere.
Nel frattempo anche la chat dello streaming è monitorata, quindi se avete anche delle domande in relazione a quello che è stato detto, vi invitiamo a postarle e provvederemo alla risposta. Adesso vi lasciamo appunto elaborare. Allora, siamo sostanzialmente arrivati alla chiusura. Non ci sono state domande, quindi noi ci auguriamo di essere stati chiari, siate chiari il più possibile, e soprattutto di aver stimolato un po' nelle persone che ci hanno seguito la voglia intanto di andare a sbirciare nei diversi siti che abbiamo pensato di proporvi e ragionare un po' su tutte quelle che possono essere le modalità in cui la rete può essere effettivamente punto di forza e luogo di stimolo per tutti, per i docenti e per gli studenti, soprattutto per gli studenti, visto che sostanzialmente noi siamo al loro servizio. Quindi, se non ci sono appunto altre domande, noi vi ringraziamo per la vostra attenzione, vi salutiamo in vista poi della prossima sessione. Grazie anche da parte mia e buon lavoro a tutti. Buon lavoro a tutti, grazie.